Buonasera, benvenuti a un tè con Rosanna su Mitico Channel, siamo al Foggia Village con Art. Stasera sono felicissima di ospitare le fondatrici dell'associazione Racconti di Tè, perché non credo che ci sia programma migliore se non il nostro per poter parlare di tè. Buonasera quindi ad Alessia Cassano. Buonasera. E a Giovanna Caratù. Buonasera a tutti. Benissimo, allora Alessia e Giovanna sono, come dicevo, le fondatrici dell'associazione Racconti di Tè. Alessia ama definirsi un'imprenditrice familiare e questa definizione mi ha colpito molto perché credo che non ci sia nulla di più difficile se non quella di poter tenere in attivo un'impresa familiare, giusto Alessia? Sì, in attivo, sì, diciamo in attivo, con alti e bassi, sì. Con alti e bassi, l'importante è avere il bilancio a pareggio. Sì, 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 quello sì. E invece Giovanna Caratù è ingegnere, laureata al Politecnico di Bari e poi si è specializzata all'Università del Molise, ha fatto da collaboratrice e ricercatrice all'Università del Molise e adesso collabora con l'Ente Provincia di Foggia e il Comune di Manfredonia, giusto? Sì, Giovanna? Archiviata l'esperienza a Manfredonia, adesso sono tutta per l'Ente Provinciale. E quindi abbiamo l'ingegnere dell'Ente Provinciale. Ebbene, come mai un ingegnere e un'imprenditrice familiare decidono di appassionarsi innanzitutto e poi di studiare, creare una cultura del tè? E come vi siete conosciute? Vuoi cominciare tu, Alessia? Sì, io e Giovanna ci conosciamo da 13 anni perché siamo state chiamate dall'alto in un cammino di conversione e quindi ci siamo incontrate per un motivo ed è nata subito un'amicizia abbastanza intima subito, forse perché condividavamo senza saperlo tante cose e poi col tempo questa amicizia ha sviluppato interessi anche comuni. Nonché appunto questo interesse per il tè che in realtà coltivavamo in maniera separata entrambe, quindi autonoma. Sì, ma poi niente, parlandone in una delle nostre chiacchierate sulla riva del mare. Bene, nulla di più romantico. Sì, romantico. Sì, chiacchierando così, ecco, per fare qualcosa che in realtà interessava a noi proprio come persone, al di là delle nostre rispettive famiglie o di quello che stavamo facendo entrambe, una cosa che riguardava noi e questo ci ha accomunato e su questo abbiamo voluto creare qualcosa, no? Usare la testa, usare il cuore per fare qualcosa insieme. Giovanna, la tua passione per il tè è molto forte come quella di Alessia e hai scritto delle belle righe riferite al tè. Parlaci di questa passione. Sì, perché ho sempre avuto la passione per il tè in particolare, per gli infusi in generale. Ed è stato sempre il momento di relax pomeridiano, no? Questo rito che in maniera semplice comunque ti avvicinava alla bellezza di quanto intorno a te ruota, mi piace apparecchiare la tavola, ma anche sono una golosa e quindi i dolci che insieme al tè andavano alla grande, per me, hanno sempre rappresentato una passione. Quindi questo bello e buono che insieme si ritrovavano e poi non di rado il tè ha rappresentato sempre il sostegno anche nelle fatiche di studio. Di lavoro. E quindi posso pienamente condividere il tuo giudizio. Sì. Perché negli anni di studio il tè era l'unica pausa che mi consentiva, nonostante la teina, di rilassarmi. Esatto, perché come sai, a differenza del caffè, diciamo la caffeina contenuta nel tè ti tiene sveglia senza eccitarti. Infatti. Quindi, ha questo pregio. E di conseguenza ho sempre avuto questa passione per gli intingoli.
Quando poi ho scoperto che oltre al tè in bustina esisteva anche quello in foglie, si è aperto davvero un mondo. E quindi di qui c'è stata la volontà, scoperta anche la passione comune, Comune con come ha Alessia. anticipato Alessia, di mettere in ordine tutti questi pezzi, e abbiamo cercato, qualcuno che ci potesse appunto fare da vera e propria maestra. Guidare. E Esattamente. quindi dalla passione per il tè siete passati alla cultura del tè. Che Sì. studi avete fatto? Beh, innanzitutto abbiamo cercato una maestra, un maestro, che poi alla fine è una donna, Si è rivelata una si è rivelata donna. una donna, il che ci ha fatto molto piacere perché l'approccio che noi abbiamo con le cose è diverso rispetto a A quello che quello hanno degli gli uomini. uomini. E quindi questa maestra Nicoletta, che abbiamo trovato a Padova, ci ha introdotto in un mondo attraverso sia una serie di consigli su cosa studiare, ma poi dandoci la possibilità di assaggiare diversi tipi di tè. E la cosa più incredibile, nel momento in cui abbiamo iniziato a fare questi assaggi di tè, che ancora continuiamo a fare e continueremo a fare per la vita ormai, è stato scoprire che questa bevanda, anche se è così lontana come cultura, come tradizione da noi, cioè qualcosa che non si usa, non si è mai usato, non ricordo che mi è stata trasmessa come una tradizione familiare, però contiene dei sapori e dei profumi che riportano indietro nell'infanzia, una cosa straordinaria. Io sono diventata un'appassionata di tè giapponesi perché c'è dentro un sentore che mi ricorda la mia infanzia Che meraviglia! e quindi fa parte della mia vita, pur non sapendolo, faceva già parte della mia vita. E questa è stata una delle scoperte più belle Beh, per me. certo. E per te invece, la cultura del tè, che cosa ti ha portato? In quale modo ti ha arricchita? Dunque, io sono rimasta affascinata proprio dalle modalità con cui questa bevanda è venerata in Oriente, perché quella che io personalmente conoscevo era una cultura, la nostra cultura europea è mediata attraverso la tradizione anglosassone, laddove entrando invece in contatto con la cultura orientale del tè, ci si rende conto che abbiamo a che fare con un approccio completamente differente, in cui la vita dell'orientale cinese, giapponese in particolare, ma anche gli altri popoli in cui la bevanda è diventata parte integrante della vita, hanno dei rituali che conformano l'estetica delle diverse forme d'arte, a partire dalla letteratura, dall'arte floreale, dalla pittura. Quindi il rituale del consumo di tè non è semplicemente legato alla bevanda, ma proprio una modalità di stare insieme, di trascorrere del tempo e di veicolare una Una cultura. cultura a tutto tondo, e quindi questo mi ha affascinato molto. Molto. E quindi avete deciso di fondare questa associazione Racconti di Tè. E qual è il nesso che lega il tè alla dimensione testuale del racconto? Noi abbiamo pensato che la dimensione da privilegiare era quella comunque del racconto in una tradizione come la nostra, che non ce l'ha insita nella propria identità. E quindi ogni volta in cui ci approcciamo a una degustazione, sia tra di noi, ma nel momento in cui c'è un consesso più allargato, ci piace raccontare il viaggio della tazza di tè a partire dal terroir, dalle modalità con cui è stata coltivata, lavorata. E poi è straordinario come quasi sempre, soprattutto per i tè più famosi, esistono degli aneddoti e delle leggende che al tè
è associato. E quindi questa si entra nella tradizione dimensione orale letteraria. ci ha molto intrigato e ci piacerebbe trasmetterla e Trasmetterla. condividerla. Quindi il racconto del tè, Alessia. Però leggevo che oltre alle numerose varietà di tè contraddistinte dei colori, il bianco, il nero, Sì. Tè verde, Blu. rosso, blu, poi magari ci spiegate brevemente in che cosa consiste, ci sono dei tè che hanno delle virtù terapeutiche, Sì. giusto? Sì, ci sono dei tè fermentati, di cui non si fa un largo consumo in Occidente, sono dei tè molto usati invece in Oriente, in Cina in particolare, ma anche in Tibet, perché sono i tè che consumano i I monaci monaci durante le tibetani. lunghe ore di meditazione. Sono dei tè molto particolari che tengono molto alto il livello di attenzione, quindi è una meditazione veramente lunga che si può fare consumando questo tè. In più hanno degli effetti benefici sull'intero organismo. Noi abbiamo fatto uno studio su questo tè che è il puer, questo tè fermentato, che ha delle ripercussioni benefiche su organi interni importanti come il fegato, il cuore. Infatti tengono abbastanza sotto controllo la pressione arteriosa. E sono molto, ad esempio, su questa cosa c'è un aneddoto bellissimo che risale alle prime importazioni di tè in Giappone, quindi parliamo del 300, cioè parliamo di un tempo molto lontano in cui chi aveva importato questo tè dalla Cina raccontava di questa popolazione, i cinesi, che sembravano giovanissimi pur avendo un'età veneranda. Avanzata. E si dava, e questo scrittore dava l'intero merito proprio al consumo Di quotidiano di questo questa tè lo bevanda. voglio assaggiare. Assolutamente. Bene, Giovanna, parliamo degli incontri che la vostra associazione ha organizzato sul territorio foggiano, perché appunto Racconti di Tè si sta occupando di divulgare il rapporto tè-letteratura attraverso degli incontri letterari. Ce ne parli per favore? Sì, diciamo che il binomio tè, narrativa, lettura è quasi da gemelli siamesi, è abbastanza praticato perché ci immaginiamo tutti, no? In una fredda giornata Pomeriggio d'inverno, davanti bello. al camino, con un libro da una parte e la tazza di tè dall'altra, quindi questo viene già facile come associazione. Questa dei tè letterari è, ripeto, una combinazione tradizionale che però la nostra associazione vuole rivedere in forma rinnovata, cioè più che come gruppo di discussione vogliamo organizzare dei tè letterari nella forma di intrattenimento. Intrattenimento. Quindi romanzo sul quale ci si incontra viene poi sviscerato nelle sue molteplici dimensioni, ma soprattutto ci piacerebbe fare un approfondimento sui singoli personaggi, dandone una lettura intesa come esperienza culturale di intrattenimento condivisa, in cui ad ogni personaggio associamo un particolare tipo di tè che ci aiuti a ricordare tanto l'uno quanto l'altro. Benissimo, ci vuoi dire qualche incontro e qualche data? Sì, il primo incontro di una rassegna di tè d'autore, così abbiamo chiamato questa rassegna, è programmato per il 10 febbraio alle ore 17. E abbiamo immaginato di cominciare dai classici, e il primo incontro sarà dedicato ad un romanzo di Fitzgerald dei ruggenti anni 20, ambientato negli Stati Uniti d'America, ed è Il Grande Gatsby. Quindi ci auguriamo che questa forma di intrattenimento nuova nel panorama foggiano possa suscitare adeguato interesse. Beh, io penso che ci sarà un grande interesse perché
Non fosse altro perché io amo il tè, penso che lo amino però in tanti, e quindi il connubio tè-letteratura è quanto di più auspicabile. Bene, allora, in attesa di provare la vostra esperienza e la vostra cultura sul tè, così vediamo se riesco a rimanere longeva, io invito tutti i nostri spettatori a seguire la rassegna degli incontri dei tè d'autore. Anzi, voi avete una pagina Facebook, Sì. vero, vero, sulla quale ci Sì, si sì, sì. può mettere in contatto per vedere le date. Ci vuoi dire quale? Racconti di te, questo è il nome della pagina, e la rassegna, appunto, come diceva Giovanna, tè d'autore. In realtà sono 5 Cinque appuntamenti, incontri sì, letterari col tè. scanditi nei mesi successivi, dove andremo a sviluppare E quindi ci altri si può personaggi. prenotare per Sì. partecipare, prendendo nota sulla pagina di Facebook Sì. Racconti di te. Io vi ringrazio Grazie a per te, essere Rossana. state qui con me, è stato davvero un piacere, anche la scoperta di alcune cose sul tè che chiaramente noi neofiti profani, seppur degustatori, non conosciamo. Ringrazio voi, vi saluto, aspetto mostra di evidenziare i benefici del tè e quindi saluto tutti gli amici di Mitico Channel e da un tè con Rosanna per questa volta è tutto. Arrivederci. Buonasera.